Ciao amici, ciao amiche di Cicala incontra Lennon. Voi che continuate a seguire con costanza e passione questa rubrica. Come vi ho detto già nella scorsa puntata, le puntate di questa rubrica non andranno in onda ogni settimana come all'inizio, ma ogni 2 settimane. Questo perché, come qualcuno di voi sicuramente saprà, il 12 novembre è uscito il mio nuovo singolo, Tutto grida amore. Ora chiaramente c'è tutto un lavoro di promozione dietro a questo singolo che non vi sto qui a spiegare, però di fatto mi è più comodo in questo momento registrare un video ogni 2 settimane. E a proposito del mio nuovo singolo, vi lascio il link in descrizione. Il link vi rimanda al sito della canzone dove potrete scegliere liberamente dove ascoltarla. Ok, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo affrontato nelle scorse 2 puntate il tema della pigrizia e nell'ultima poi abbiamo introdotto anche l'elemento psichedelico presente nelle canzoni di Lennon, soprattutto facendo riferimento a quelle contenute nell'album The Beatles Revolver del 1966, un disco che ebbe un incredibile successo. Ma nonostante questo successo, i Beatles nel 1966 si trovavano in una fase critica. Questo anche a causa di un commento incauto da parte di John Lennon, che arrivò a dichiarare che i Beatles fossero più popolari di Gesù Cristo. Questo chiaramente scatenò forti polemiche, soprattutto da parte del pubblico statunitense. Infatti ci furono dei veri e propri falò degli album dei Beatles da parte di alcuni fanatici religiosi. Inoltre i concerti che i Beatles stavano tenendo proprio negli Stati Uniti si facevano sempre più tesi, tanto che i quattro di Liverpool ricevettero anche delle minacce di morte. Ed è per questo che John, insieme agli altri Beatles, decise di fare una vera e propria conferenza stampa, anche per chiarire la situazione e giustificarsi per le parole che aveva pronunciato. Comunque, questa tensione presente nel gruppo, che era avvertita in particolar modo da Lennon, ma anche dallo stesso George Harrison, che arrivò anche a minacciare di lasciare il gruppo, portò alla fine la band ad interrompere totalmente l'attività live e a dedicarsi esclusivamente a quella in studio. John inoltre si sentiva sempre più distante da sua moglie Cinzia, la sua prima moglie, prima di conoscere Yoko Ono, e la crisi del suo rapporto di coppia lo rese sempre più dedito all'assunzione di droghe. Vi ricordo inoltre che sempre nell'anno 1966 ci sarà poi anche l'incontro, il primo incontro tra John e Yoko, con cui poi di fatto tradirà sua moglie Cinzia. Comunque, sostanzialmente era un periodo di crisi sia per i Beatles e sia per John Lennon. E John, per sfuggire a questa situazione di tensione nella sua vita, decise di accettare la proposta del regista Richard Lester, già regista tra l'altro dei primi 2 film dei Beatles, di recitare nel film How I Won the War, un film antimilitarista, nel ruolo del soldato Gripwid. Le riprese si tennero in Almeria, in Spagna, e durante le pause di lavorazione John si annoiava terribilmente. Ed è proprio in questa circostanza che Lennon compose una delle migliori canzoni di tutti i tempi, Strawberry Fields Forever. Ok, ora che vi ho raccontato brevemente il contesto storico, il periodo in cui venne scritta questa celebre canzone, vi vado a suonare una mia modestissima versione e poi continuiamo a parlarne subito dopo l'esibizione. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low.
There is you can't you know to win, but it's alright. There is I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know sometimes I think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know I'm in a yes, but it's all wrong. There is I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Ragazzi, mi auguro come sempre che le mie interpretazioni vi piacciano, perché il senso di questa rubrica è sicuramente quella di raccontarvi la storia che c'è dietro queste canzoni, la storia di John Lennon, ma quella la potete sicuramente ritrovare anche altrove, ma è importante per me condividere con voi queste mie interpretazioni. Io ve lo devo chiedere necessariamente ad ogni puntata, vi chiedo di lasciare gentilmente un like a questo video, anche per supportare questo lavoro, di lasciare un commento e anche e soprattutto di iscrivervi al canale, anche perché a breve ci sarà il videoclip della mia canzone Tutto Grida Amore, e quindi è importante per me che voi mi aiutate a far crescere questo canale YouTube. Vi ricordo inoltre che per ascoltare la mia canzone potete cliccare sul link presente in descrizione. Ok, per quanto riguarda Strawberry Fields Forever, la canzone era stata registrata per l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, da molti considerato il migliore album dei Beatles. Ma poi la canzone fu pubblicata come singolo, in coppia con Penny Lane, entrambi lato A di questo singolo. Penny Lane fu composta da McCartney e Strawberry Fields Forever da Lennon. E con questa canzone, Strawberry Fields, continuiamo a parlare, come per la puntata precedente, di questa fase psichedelica di Lennon. Strawberry Fields Forever, che all'inizio era stata intitolata It's Not Too Bad, affronta diversi temi. Primo fra tutti, la solitudine intellettuale di Lennon. La difficoltà, potremmo dire, di trovare una qualche sintonia con gli altri, di essere sulla stessa lunghezza d'onda degli altri. In sostanza, il sentirsi solo e diverso. E questo lo esprime perfettamente in questo verso un po' criptico, in cui dice: penso che nessuno sia nel mio albero. No one I think is in my tree. Voglio dire che deve essere alto o basso, cioè non puoi, sai, metterti in sintonia, ma va tutto bene, cioè penso che non vada troppo male. Ma il tema fondamentale di questa canzone, che poi in parte è anche lo stesso presente nella composizione di McCartney, Penny Lane, è il tema dell'infanzia, un tema tipico della musica psichedelica degli anni 60. L'infanzia viene vista come un'epoca felice, spensierata, aproblematica, e questo nonostante John
John non avesse proprio vissuto un'infanzia felice, considerata anche la morte della madre, Julia, nonché della precedente separazione dai suoi genitori. Dell'infanzia di John, tra l'altro, ne abbiamo parlato, anche se brevemente, nell'episodio 5 e nell'episodio 6, quelli dedicati a Working Class Hero e a Julia, appunto, la canzone dedicata alla madre di John. Comunque, la nostalgia dell'infanzia è il tema principale di questa canzone. Infatti, che cos'è Strawberry Fields? È il nome di un orfanotrofio presente a Liverpool, precisamente nel quartiere di Woolton, vicinissimo alla casa dove John viveva insieme a sua zia Mimi, la sorella maggiore della madre. John e i suoi amici dell'infanzia avevano questa abitudine di scavalcare questo muro protettivo per accedere poi al giardino di questo orfanotrofio, che diventava così un luogo segreto, lontano dal mondo esterno. Ma vi ricordate che bella l'infanzia? Io lo capisco, è una sensazione molto piacevole lasciarsi andare ai ricordi di un'epoca così idilliaca come l'infanzia, nonostante tutti i traumi che in qualche modo tutti noi abbiamo vissuto. A mio modo di vedere, di fatto, l'infanzia resta il momento più bello della vita, proprio perché è caratterizzata da questa assenza di preoccupazione circa il futuro, proprio perché è caratterizzata, potremmo dire, da autenticità, perché di fatto solo i bambini vivono nel tempo presente, abitano nel tempo presente. Dopo l'infanzia è un continuo rimbalzare, potremmo dire, tra il già stato e il non ancora, in un'ansia costante circa l'avvenire e in una inevitabile malinconia di ciò che è già stato e che non possiamo più modificare. E secondo me Lennon sta parlando proprio di questo, quando dice all'inizio della canzone: lascia che ti porti con me, perché sto andando allo Strawberry Fields, che potremmo tranquillamente tradurre con campi di fragole, che poi è un luogo reale, e John si riferisce proprio a quel luogo che lui era solito visitare insieme ai suoi amici, ma anche a un luogo immaginario. Infatti John poi scrive: niente è reale e niente per cui stare in attesa. Ecco quello che vi dicevo, la cosiddetta aspettativa tipica degli adulti. E poi chiude il ritornello con Strawberry Fields Forever, che potremmo tradurre anche con infanzia per sempre. Comunque questa canzone è costituita da un'alternanza continua di ritornello strofa, ma non solo, in realtà la versione finale di Strawberry Fields Forever è merito soprattutto di George Martin, che credo di aver citato soltanto adesso per la prima volta. Comunque, lo storico produttore dei Beatles, ma anche del tecnico del suono Geoff Emerick, i quali riuscirono ad unire due diverse versioni della stessa canzone, due versioni diverse che i Beatles avevano inciso. Infatti a John piacevano entrambe queste versioni, una perché evocava perfettamente la spensieratezza e la serenità dell'infanzia, l'altra invece era più oscura e quindi rifletteva meglio l'inquietudine della vita adulta. Quindi John chiese a Martin di unire queste due versioni in qualche modo, nonostante si trattasse di due parti suonate in tonalità e in velocità differenti. Quindi di fatto fu un vero e proprio capolavoro di edizione quello che fece George Martin, da molti considerato giustamente il quinto Beatles. Ma John deve moltissimo anche a Paul McCartney, che in questa canzone esegue una semplice ma efficace parte di mellotron, uno strumento che fa la sua prima apparizione nelle canzoni dei Beatles proprio in Strawberry Fields Forever. E a proposito di mellotron, nella mia canzone Tutto grida amore, il mio ultimo singolo, Mark Basile, il produttore artistico della canzone, ha introdotto non a caso proprio il mellotron all'inizio del brano. Così, giusto una piccola curiosità. Comunque, per quanto riguarda il testo di Strawberry Fields Forever, c'è anche un altro collegamento alle scorse puntate, il tema del successo, tema che abbiamo affrontato sia in Watching the Wheels del 1980, sia in I'm Only Sleeping del 1966. In entrambe, infatti, abbiamo visto che John aveva mostrato un atteggiamento di indolenza, se vogliamo, di pigrizia, tra molte virgolette. Di sicuro, se vogliamo, di una certa tranquillità nei confronti del successo, e fu proprio a causa probabilmente di questo atteggiamento derisorio nei confronti del successo che di fatto John mandò all'aria tutto. Fu lui a sciogliere i Beatles proprio perché probabilmente John non sapeva gestire il successo. E il suo fu un gesto rivoluzionario, perché lasciare tutto e ripartire da zero dopo un successo così clamoroso, ripartendo con un tipo di scrittura molto più diretta, con arrangiamenti molto più scarni, come abbiamo visto poi col primo album da solista Plastic Ono Band del 1970. Tutto questo denota proprio la grandezza di quest'artista, che metteva prima di ogni altra cosa, senza alcun dubbio, la verità.
celebre infatti la canzone di John che si intitola proprio Give Me Some Truth dall'album Imagine, perché di fatto ciò che possiamo dire con certezza è che John ha sempre cercato la verità, e in questo possiamo dire che è stato anche un grande filosofo oltre che artista. Comunque tutto questo per dire che anche in Strawberry Fields possiamo rintracciare questo atteggiamento appunto derisorio nei confronti del successo. C'è una parte in particolare quando scrive: è facile vivere con gli occhi chiusi, fraintendendo quello che vedi. Sta diventando difficile essere qualcuno, ma tutto si risolve, non me ne importa poi molto. Ok ragazzi, quindi arrivati a questo punto, io vi propongo un brevissimo riassunto di tutto quello che ci siamo detti fino a questa puntata, in modo da far quadrare un attimino tutto. E poi ci salutiamo. Allora, brevemente, siamo partiti dal 1965 con la prima puntata, anno in cui possiamo di fatto cominciare a parlare di un Lennon maturo artisticamente. E siamo partiti quindi da una richiesta di aiuto da parte di John, una richiesta che lo porta ad aprirsi ad una rivoluzione vera e propria nella sua vita. Questa rivoluzione passa inevitabilmente da una donna, che prima era solo una ragazza immaginaria, quindi girl nel secondo episodio e woman nel terzo. Da qui abbiamo affrontato il tema del maschilismo di John, della sua gelosia all'interno del rapporto di coppia con Yoko Ono e del modo in cui riesce a rivoluzionare il suo modo di pensare l'universo femminile, che di fatto poi lo porterà a diventare un femminista convinto. Da qui poi abbiamo visto che questo rapporto di dipendenza che egli svilupperà con sua moglie Yoko Ono, la sua gelosia, tutto questo era dovuto soprattutto ai traumi presenti nella sua infanzia. Quindi abbiamo parlato brevemente della sua vita da bambino, da adolescente, del suo rapporto con la madre, dell'esperienza traumatica con la morte, e da qui poi l'attaccamento forte alla figura femminile. Abbiamo visto poi come John abbia rivoluzionato anche il suo modo di pensare da un punto di vista politico e sociale, arrivando a definirsi eroe della classe operaia e comportandosi poi da vero leader pacifista, opponendosi alla guerra in Vietnam e a ogni forma di violenza. Abbiamo quindi poi affrontato il senso di isolamento proprio legato a questa sua innata predisposizione alla leadership e collegato a tutta questa grande rivoluzione nella sua vita privata e artistica. C'è di fondo una concezione del successo molto diversa da quella che avevano ad esempio i suoi colleghi musicisti. Quindi siamo arrivati a parlare di un atteggiamento che malvolentieri abbiamo definito pigro. Questo atteggiamento, che come abbiamo visto possiamo ritrovare anche in Strawberry Fields Forever, è collegato inevitabilmente, come vedremo, all'importanza che John ha dato all'amore, inteso in senso universale, come sentimento universale, contrario all'odio, alla violenza, all'arrivismo, al potere. E l'infanzia, il riposo, il sogno, le illusioni e le allucinazioni provocate dall'LSD sono tutti modi con cui John prova a rifugiarsi dal mondo esterno, un mondo in cui non è l'amore ad essere protagonista, ma lo sono l'odio, la violenza, le discriminazioni di ogni genere. John poi, fino al giorno della sua prematura morte, riuscirà a diffondere sempre meglio e con maggiore lucidità il suo messaggio d'amore universale. Un amore non solo quindi per la sua donna, ma per la vita, quella vita a cui John era tanto legato. Bene ragazzi, ho voluto fare questo riassunto perché arrivati a questo punto stiamo cominciando a dirigerci verso la conclusione di questo viaggio fatto insieme. Ovviamente ci sarà ancora spazio per canzoni fondamentali che non possono assolutamente essere lasciate fuori. Noi ci vediamo per il prossimo appuntamento di Cicala incontra Lennon giovedì 2 dicembre con un'altra canzone che ha ispirato fortemente la mia Tutto grida amore, e a tal proposito colgo nuovamente l'opportunità per invitarvi ad ascoltarla. C'è il link in descrizione a questo video, cliccateci e scegliete voi dove ascoltare questa canzone o se volete poi eventualmente acquistarla. Vi ricordo ancora una volta di mettere like al video, di commentare, di condividere sui vostri social. Io intanto vi saluto, è stato come al solito un immenso piacere. Ci vediamo giovedì 2 dicembre per la prossima puntata e nei prossimi giorni per il videoclip ufficiale di Tutto grida amore. Ciao!